benvenuti al consueto appuntamento del Santo della Settimana. Oggi vi parlerò di San Patrizio. Patrizio nacque in Inghilterra. Giovinetto, nel 390, venne catturato in una scorreria di pirati e venduto come schiavo ad un pastore irlandese. Il primo contatto con l'Isola Verde fu piuttosto brusco. Per il ragazzo abituato all'agiatezza e ridotto all'indigenza, e per il fervente cristiano capitato in mezzo a rozzi infedeli. Per tre volte, infatti, Patrizio tentò la fuga. Alla terza vi riuscì e si imbarcò 6 anni dopo la cattura per tornare in Inghilterra. Capì però di dover tornare ancora in Inghilterra, di nuovo schiavo, ma schiavo stavolta della parola di Dio. Per questo si preparò al sacerdozio e con scrupolosa cura si allenò alle fatiche apostoliche, frequentando i più celebri monasteri del tempo in Francia. Finalmente, nel 432, il Papa lo inviò ad evangelizzare l'Irlanda e il suo popolo di pastori e pescatori. Tornò come vescovo nel paese dove aveva vissuto come schiavo e percorse tutta l'isola predicando nella lingua locale, insegnando, assistendo i bisognosi e operando prodigi. Alla sua morte, la quasi totalità dell'Irlanda, compreso il loro re Leogario, si era convertita al cattolicesimo. La conversione quasi di massa degli irlandesi, sull'esempio del loro sovrano e soprattutto dei capi delle varie tribù, non rimase un fatto superficiale, ma diede prova della splendida fioritura di santi nei diversi monasteri e abbazie fondate da San Patrizio. Grazie per il cortese ascolto e arrivederci alla prossima settimana.